Si è tenuta al Liceo Massimo D'Azeglio di Torino la prima edizione della Scuola di Alta Formazione organizzata nel 70° anniversario della Liberazione dall'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione. Al centro il rapporto tra politica e violenza attraverso i temi della lotta armata, della resistenza e del terrorismo. Sono 2 giorni di alta formazione per raccontare il filo rosso che lega la resistenza e gli anni di piombo. Sì, in realtà ragioniamo sulla resistenza e sugli anni di piombo, ma ragioniamo più in generale su cosa è stata la violenza politica nel Novecento, cioè quali sono state le motivazioni che hanno portato a delle scelte estreme come della violenza e della lotta armata nel contesto di un secolo che è stato un secolo violento. Noi cerchiamo di indagare le ragioni dell'opzione politica per la violenza anche riflettendo sul mito politico della violenza. Credo che questo sia di grande attualità perché la violenza che sembrava estirpata per sempre dai comportamenti politici in realtà è tornata con forza nel contesto delle guerre del post-Novecento. Può piacerci o meno, ma i giovani che crescono oggi sono lontani dai racconti della resistenza che risalgono a 70 anni fa e che sono stati nevralgici per la nostra generazione. Sono molto più vicini alla memoria del terrorismo. E allora mettere in collegamento la violenza del 43-45 con quella del terrorismo, sottolineandone le profonde differenze, le diverse valenze, significa dare ai giovani degli strumenti per capire meglio il loro presente.